Ciao amici, oggi mi hanno chiesto perché ho realizzato questa serie. A dir la verità è perché io sono il primo ingenuo dei social. Nella scorsa puntata abbiamo parlato dei predatori sessuali, un argomento troppo ampio per esaurirsi subito. Non aprire il vaso di Pandora. Come scrittore ho analizzato i profili di molti assassini e i loro moventi. Quello passionale è tra i più pericolosi. Le fantasie sessuali sono potenti e da non sottovalutare. Parli. Nella mente di un predatore avviene una vera e propria trasformazione che coinvolge anche il corpo. Chi vi lusinga con messaggi, foto erotiche è solo un esibizionista, ma chi vuole passare all'azione è pericoloso. Veramente? State molto attenti agli appuntamenti al buio. Persone che vi invitano ad appuntamenti segreti, promettendovi avventure e amori focosi, sono pericolosi. Accertatevi della loro identità con una videochiamata e se mai doveste accettare un incontro, le prime volte non andateci mai da soli. Spesso dietro a profili di belle ragazze e ragazzi si celano persone orrende, pronte a tutto. I predatori della lussuria si nascondono nell'ombra e sanno toccare le corde più basse dei nostri vizi. Ciao! Questo tipo di persona sa attendere con molta pazienza e allettare con cura le proprie prede. Commenta, condividi, like.